Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vediamo come preparare una pasta velocissima, buonissima. Sarebbe pasta alla pizzaiola. Vediamo assieme gli ingredienti. 250 g di pasta, sarebbero 3 porzioni. 250 g di pomodorini piccoli, 3 spicchi d'aglio, dell'olio normale, dell'olio al basilico, sale e origano. Andiamo alla preparazione. Iniziamo a tagliare i pomodori. Teniamo tutti in 4 parti, anche quelli un po' più grossini, così, meno quando si mischiano con la pasta, si mischiano bene per bene. Tanto vi ho fatto vedere qualcuno, adesso tagliamo l'aglio, tagliamo in 4 e lo mettiamo dentro così. Poi per chi piace si può anche schiacciare e intanto lasciare così intero, che almeno si può anche togliere. Ecco qua il terzo, metà, almeno così spigiona un po' di più di sapore. Uno e uno, due. Facciamo così con tutti. Adesso che abbiamo finito di tagliare i pomodori, mettiamo dentro un pochettino di sale. Non molto, dell'origano, abbondiamo perché è pasta con l'origano, e dell'olio al basilico. Se non avete questo non fa niente, non c'è problema, mettete dentro del basilico normale o anche dell'olio normale. Mescoliamo il tutto e lasciamo riposare almeno mezz'ora. Nel frattempo adesso mettiamo sulla quella la pasta, che ci vuole un po' prima che bolle. Ci vediamo dopo con la pasta. Ecco che bolle l'acqua, andiamo a salarla. Mettiamo la pasta. Questa pasta cuoce in 8 minuti. Iniziamo a contare da quando inizia a ribollire. A dopo. Ecco che la pasta è pronta. Andiamo a scolarla. Casco non esco. E andiamo a raffreddare con l'acqua. Almeno così si ferma anche la cottura. Scolarla e poi andiamo a condirla. Allora, il pomodoro ha marinato 40 minuti, mettiamo dentro tutto, però togliamo l'aglio, eccolo qua, almeno non dà fastidio quando si mangia, c'è chi piace, chi non piace, anche per l'alito poi più che altro. Eccoli qua, andiamo a versare tutto dentro. Andiamo a mescolare. Se non basta l'origano, mettiamo dentro ancora, o anche l'olio. L'origano mettiamo dentro ancora un po'. Molto molto asciutta, mettiamo dentro un pochettino di olio normale, poco, vediamo un'altra smuccinata, come si dice. E a questo punto, se a voi non piace il formaggio, va bene anche così, potete mangiarla che è veramente buona lo stesso. A me piace anche il formaggio e lo faccio, ci metto delle scaglie di grana. Ok,
Ecco qua che è pronta, andiamo ad impiattare. Oggi abbiamo tutto a portata di mano. Eccolo qua, tiriamo via l'aglio. Questo bel piattino. E andiamo a riempirlo. Piattino per la foto, anche se è caduto. Eccolo qua. Devo recuperare, tanto sul bagno lo stesso. Voilà. Ecco qua il nostro piatto. Andiamo ad assaggiare. Oggi andiamo a assaggiare dall'insalatiera. Eccolo qua. Mettiamo un po' di pomodoro, un po' di pasta. Buonissima, bella, fresca, pronta per l'estate. Ciao, se vi è piaciuta la ricetta, date un bel like, iscrivetevi al canale, commentate, fate quello che volete.